Sì, È allora venuto qui contro podio. solo per il Non è contropodio. vero, ma lui dice, ma non pensa questa cosa qui, deve soltanto mandarmi in crisi. Partiamo dal terzo posto. Sì, ci siamo. Vai. Questo pathos me l'ha consigliato qualcuno. Terzo posto, organizzazione Frosinone, passa il tempo e la musica non cambia, nel senso che prendono dei gol in fotocopia e quindi purtroppo siamo sempre punte da capo, con sconfitte umilianti. Secondo posto. Ci siamo? Doppio! Del contropodio, sì, allenatore nella bufera, purtroppo Sabatini ha già pagato, Iaconi non ha più alibi, ne abbiamo parlato prima. Chi è che si merita il primo posto? Ma Chi è io stato il peggiore? purtroppo ho dovuto accostare due società, forse lo si era capito nello snodo della trasmissione, Triestina ed Empoli, gli eroi degli allenatori di sicuro, perché quando non arrivano i risultati ci sono anche gli eroi degli allenatori, quindi di Somma e di Campilongo. Ma soprattutto del Presidente, ho spiegato perché. Perché la Triestina ha fatto arrivare un pullman con 7, 8, 9 acquisti che ha parcheggiato avanti ieri mattina e poi tutti in campo. Della serie l'amalgama, come diceva Massimino, l'acquistiamo al supermercato. L'Empoli ha fatto l'esatto contrario, aveva bisogno di un pulmino, non è arrivato neanche quello. Soddisfatto sul podio di Alfredo Bedullà, è il tuo momento, Alfredo. Mi dici chi sono stati i migliori di questa 24esima giornata del torneo cadetto? Intanto non ho capito di Cesare, ma ne parliamo dopo. Allora partiamo Ah, dal terzo esultanza posto. polemica, ne parliamo dopo. Ma la polemica è un conto, il rispetto per i tifosi è un altro. Comunque questo è un altro paio di maniche. Al terzo posto, Vai. eccolo, Rolando Bianchi, ma non soltanto per il gol, un grande gol, ma perché ha dimostrato di avere un vero cuore toro, nel senso che ha onorato la fascia, si è caricato la squadra sulle spalle, l'ha sostenuta nei momenti di difficoltà. Ecco, se tutti gli altri avessero la stessa partecipazione di Bianchi, forse il Torino qualche problema in più l'avrebbe risolto e dovrebbe prendere esempio da Bianchi, che comunque aveva mercato e che ha deciso di restare a Torino. Secondo posto, ex aequo, Aspettiamo la Maifredi grafica. l'ha votato, Maifredi l'ha votato e l'ho votato anch'io. Quadrini che rientra in classifica perché era stato in classifica dopo un grande assist che aveva permesso al Sassuolo di sbloccare, entra in classifica per questo gol, una grande prodezza, sicuramente tra le più belle della stagione comunque vada a finire. Un La gol che rivediamo assolutamente. ricorderemo e Tra questa l'altro è il la secondo regia puntuale, consecutivo, eh? questo però è un gol fantastico. Da 10 proprio, assolutamente. Calderoni ha fatto il massimo, ma non poteva fare di più. E poi voleva aggiungere l'Ancona squadra, e sottolineo squadra, perché se la società fosse all'altezza dei giocatori e del tecnico, probabilmente l'Ancona avrebbe risolto qualche problema in più e la classifica sarebbe migliore. Questa è una vittoria con rimonta che viale doppio, perché quel gol incassato in avvio avrebbe potuto condizionare non poco il pomeriggio dell'Ancona. Primo posto, Chi è stato il più non fosse bravo? altro. Non fosse altro perché all'inizio della stagione qualche critico a Lecce aveva detto che era un allenatore inadeguato, che sbagliava i cambi, che faceva giocare gente fuori ruolo. Primo posto un allenatore, Gigi Decanio, un marchio indelebile per una macchina perfetta, perché il Lecce sicuramente adesso è una macchina perfetta. Si chiama anche come te, sei d'accordo, Gigi? Sono d'accordo che Lecce sta facendo veramente un grande campionato e probabilmente dipende da Decanio, che ha avuto la completa autonomia per fare quello che ha in mente di fare. Credo che questo sia una cosa importante per la società. Beh, d'altra parte ha pieni poteri, fa anche il mercato di fatto, no? Sì, fa un po' Gigi. il manager all'inglese, cosa che noi Esatto. in Italia non siamo abituati, che non copieremo mai, io credo, così in toto. Il campionato inglese, perché io credo che si possa fare diversamente e meglio, però questo è già un qualcosa di bello per la categoria.